Finalmente, finalmente siamo ancora qua e dite ancora sì, perché, ripeto, è una piccola soddisfazione che vi potete togliere, anche raccontare. Io ne ho viste due nella stessa serata, anche tre, cioè se proprio uno è bravo, anche tutte e tre le può vedere, con Bob, e Big Mo e Ray Soft, che è quello che fa da cornice. Qui c'è una cornice sopra Cavalli in Ray Soft, pista, cavalli cavalli. in pista. No, in questo momento non ci sono Non cavalli ci in sono pista, c'è cavalli l'aereo in che pista, passa c'è però. l'aereo. C'è l'aereo che passa. Allora, ascolta Moreno, ma noi non è che parliamo solo di quello che è stato, noi cioè, stiamo anche sull'attualità. Siamo sul futuro, parliamo di FaceTime Bourbon, ad esempio. Ma perché? Esatto, abbiamo parlato, C'è stato certo. il Balliere, c'è stato che è stato una Chi? bellissima, il Balliere, Balliere. Grand Prix Balliere. È Noi un. siamo poliglotti, quindi Sì, attenzione, non provate sì, neanche a sì, 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 s
pensando. A pensando. Per le vedove si fa, pensando. Sempre stato pensando. Io pensavo agli ipodromi d'Abruzzo. Ma che ipodromo d'Abruzzo? Tagliacozzo pensavi che lo fa. No, Tagliacozzo era una volta, tanti anni fa. Adesso lo facevano fanno, però. Ma tanti anni fa. Con le bighe? Sì. Si chiamava allora, Balliere a con le bighe. Vedi che poi mi ricordo qualcosa. Sì, c'era Spartaco, Baciste, tutti c'erano i ragazzi di una volta. E niente, vabbè, siamo stati. Ragazzi, sei un burlone. Sì. Va bene, no, andiamo a parlare di questo FaceTime Bobo, perché abbiamo parlato, parliamo dei cavalli che parte i cavalli che fanno la storia. Parliamo di FaceTime Bourbon, però parliamo anche di cavalli italiani, perché questo ha fatto il record mondiale sui 2100 e tutto quello che vuoi, però secondo è arrivato un cavallo allevato in Italia, quindi cioè, anche noi nel nostro piccolo Bob Logan, no, io ho detto gente, però più o meno come Bob Logan. Come Bob Logan non... No, il prossimo anno lo fa Bob Logan. Bob quindi Logan, Violetto Jet. È arrivato secondo, speriamo che sia vero, che ho detto che ho detto bene, che non sia. Ecco. E allora, appunto, come dico, questa è... Ma noi lo sapevamo, l'avevamo detto che Violetto Jet, se uno ascolta la nostra puntata, che si chiama Quelli che campionato amatori trotto, noi abbiamo detto, fa guarda che Violetto Jet è in forma. Sì, che sta venendo, di fatto, avevamo detto che per una piazza ci stava anche lui, avevamo detto... FaceTime un po' imbattibile, accoppiata, avrebbe anche pagato perché c'era anche la quota, quindi... Tu hai preso la coppiata anche di Montechiarugolo? Sì, ho preso anche la coppiata di Montechiarugolo, è vero, ma anche se l'ho presa alla rovescio, però l'ho presa. Cioè, voi siete ascoltati e non avete un'idea. Partito a 20 metri Lorenzo Talpo, tra le altre cose, quindi... Tiratela ancora un po'. Stavamo parlando come FaceTime Bourbon. Sì, raccontaci di FaceTime Bourbon, perché FaceTime Bourbon è il nuovo fenomeno. Figlio di Bourbon? No, figlio di Redditi. E allora perché si chiama FaceTime Bourbon? Bourbon è qualità Bourbon, è Mara Bourbon e l'allevamento. L'allevamento. Perché allora dovete sapere, così vediamo ancora, che nella parte terminale c'è la sigla, quindi ci può essere... I jet in Italia, i famosi B, jet in Francia, ci sono anche i jet in Francia. Anche qua sono personalizzati ogni tanto passo. Ogni tanto, Ok, no, quindi quello è l'allevamento, quindi Bourbon è l'allevamento, non il papà. Invece il papà è Ready Cash. La mamma? Sì. La mamma è qualità Bourbon. Qualità Bourbon. Vabbè, te lo perdoniamo, ce lo dici però in un'altra pelle. Adesso vai a studiare. Mi sembra meglio. Che sia qualità Bourbon. Qualità Bourbon. Dai, mi sembra, non sono sicuro. Comunque, proprietà italiana, perché è della Bivas, sigla Joe. Sigla Joe. Zacco Joe. Victor Joe. Sono tutti allevati dalla Bivas, quindi Stallone Bivas, grandissimo cavallo, prossimo vincitore della Meric. Del terzo. Ecco, direi che con questo abbiamo concluso, perché non è che possiamo raccontarvi tutto, dovete comunque stare con un po' alla volta. Abbiamo tempo tutta l'estate, quindi state con noi. Sì. Ciao.